C'è chi approfitta delle fontane rimaste accese, chi trova riparo sotto un albero, chi segue i consigli invece del proprio medico e quindi beve molto e non esce nelle ore più calde. I piacentini si stanno attrezzando per affrontare le temperature bollenti di questi giorni. Dopo una breve tregua, infatti, è tornato il caldo africano sulla nostra provincia. La colonnina di mercurio nelle prossime ore salirà fino ai 37 gradi con punte di umidità del 60%. Voi come vi difendete dal caldo? Ma niente, tante docce, frutta ve lo duro sempre, basta, e poi si convive. Mi sono messo all'ombra perché è qui è il posto più fresco di Piacenza, a quattro strade, tira sempre un pochino di vento. Vedo che si è munito anche di un cappello. Ci credo, perché quando camminiamo al sole, essendo abituato io al sole di Roma, questo è troppo forte. Che è un sole umido. C'è troppo caldo, bollente so, altro che bollente, non si può resistere. Spero che venga l'inverno, dopo questo inverno aspettiamo il caldo. Bevo acqua, molta acqua, anche un po' di vino, perché quello compensa il calore interno con quello esterno, quindi mi piace. Avendo l'aria condizionata in casa, se fa troppo caldo rimango in casa, se no vado a cercare un po' di ombra. Cerco sempre di non essere fuori a quest'ora, mi sono trovata per caso, così è terribile, vado a casa di corsa. La Protezione Civile ha diramato un nuovo stato di allerta per temperature estreme fino a sabato. Il comune ha disposto 2 ore dalle 23 all'1 di notte per utilizzare l'acqua potabile dalla rete idrica comunale a scopo di irrigazione di giardini e orti, lavaggio di automezzi, strade e cortili, nonché per il riempimento di piscine. È la deroga alla precedente ordinanza dell'amministrazione che proibiva per tutte le 24 ore l'uso dell'acqua a causa della pesante emergenza. Al fine di salvaguardare le risorse idriche per uso domestico, alimentare e igienico-sanitario, spiega la nuova ordinanza, l'uso per le altre attività citate è proibito al di fuori delle 2 ore in questione. L'inosservanza di tali disposizioni prevede una sanzione amministrativa compresa tra i 25 e i 500 euro.